Nessuno avrebbe immaginato una sceneggiatura del genere per l'inizio ufficiale di stagione della Dinamo. Lockdown, ripartenza, torneo di Cagliari, dubbi, ma c'è una Supercoppa in palio. Ci sono 6 partite che devono dare delle indicazioni sul percorso da intraprendere, sulle scelte, sulle sensazioni, sull'impatto che può avere la squadra in una condizione particolare. Bolla del Gio Village di Olbia, dove la Dinamo si sente a casa, ma senza pubblico, con un clima da amichevole che però deve diventare automaticamente clima da partita che conta. La prima del girone D va a Bologna dal 18 al 20 settembre per le Final Four. Le sorprese sono dietro l'angolo, basta guardarsi le partite di Reggio Emilia per capire come gira il vento. Tiriamo fuori dalle pretendenti la Virtus Roma, che al completo sarà un osso duro per tutti, con un quintetto americano molto interessante, gli italiani dalla panca, ma al momento, ad oggi, si presenterà con molti juniores. L'iscrizione, la presenza e già una vittoria. Saranno pronti per il campionato con coach Buchi che si aspetta di poter lavorare al meglio. Le insidie per la Dinamo arrivano dalle altre due squadre che si confronteranno nella prima partita delle 17, la Carpegna di coach Repescia, che ha destato grande impressione in amichevole proprio con Reggio Emilia, il playmaker Robinson, la guardia di grande esperienza Massenat, vero leader, e il lungo Tyler Kane, ex Varese Brescia, che è una garanzia. Occhio alla VL, che ha messo dentro anche Ariel Filloi, l'underdog ungherese Filipoviti, l'esperienza di Capitan Delfino, l'entusiasmo di Zanotti e il sentimento di rivalsa di Harry Drell, squadra tignosa e pericolosa come Brindisi, che ha dovuto cambiare tanto per le partenze di Banks, Martin, Stone e John Brown, ma che ha saputo trovare già una squadra molto competitiva. Guidati dai confermati Thompson in cabina di regia e Frank Vitucci in panchina, l'Epicasa ha pescato due talenti come D'Angelo Harrison, oltre 17 punti di media in Israele con range di tiro da califfo, e James Bell, ex Cremone Prometeas, per completare il quintetto con l'ala perimetrale Willis, reduce dalla BBL con Ulm, e il centro Nick Perkins, dominante in Giappone. Occhio dalla panchina all'impatto degli italiani, il neocapitano Zanelli, migliorato molto nella scorsa stagione, il rookie Visconti preso dalla 2 e il versatile Gaspardo, affiancato dall'ex Verona Udom, mentre il lungo nigeriano Krubali, ex Pistoia e Le Portel, può garantire atletismo e rimbalzi in una squadra che può correre, essere aggressiva e molto fisica. Infine c'è la Dinamo, quella del gruppo, del passarsi la palla, della voglia di aiutarsi, del trovare il tiro migliore, del post basso, della versatilità di quasi tutti i giocatori. Tillman è l'uomo che dà il valore aggiunto e della chiave per avere una dimensione in più, mentre Barnell e Treyer sono i due giocatori dal potenziale pazzesco, che hanno bisogno di calma e pazienza per poter crescere. La personalità dimostrata da Gentile, Pužica e Spissu, a cui si aggiungerà quella di Krušlin, sono un bel biglietto da visita per questo banco a trazione europea. Benjus, che deve trovare ancora la condizione, è il grimaldello di grande impatto con la sua intelligenza e la sua capacità di aprire il campo ed attaccare i cambi difensivi. Ma la cosa più bella negli ultimi 10 anni di Dinamo è sentire la parola competitivi, la parola che deve più rendere orgogliosi società e tifosi. La Dinamo c'è sempre, con le difficoltà della pandemia, coi continui cicli di tamponi, l'assenza di pubblico, i contatti in campo e la voglia di normalità. Questi ragazzi hanno già capito cosa significa giocare a Sassari, hanno già capito cosa serve proprio per essere competitivi, la parola magica di questa stagione. La Sardegna è diversa. Io le vacanze le passo in Sardegna, sicuro. Scegli la Sardegna. Vai sul sicuro.